concludiamo questa esperienza nella beta di Diablo 4. È stato veramente molto bello, assolutamente. Ripeto, ci farò un pensierino nel gioco non appena avrò più tranquillità, perché adesso sto finendo Cyberpunk 2077 e poi ovviamente non voglio spenderci un fottio di soldi, quindi appena lo troverò a un prezzo accessibile, sicuramente gli darò un'occhiata, perché avevo già delle aspettative prima del gioco, perché vedendo i trailer e conoscendo i giochi vecchi ti fai sicuramente una buona idea su quello che è il gioco. Però appunto provandolo, almeno dopo aver visto ben 17 livelli, abbiamo fatto tipo una quindicina di ore all'interno di questa beta. Niente male, lato narrativo veramente molto bello, gameplay ancora di più, profondità del gameplay con tutte le abilità e tutto il resto. Io ora ho giocato la Negromante, che è uno, mi pare, dei ruoli nuovi che c'è in questo Diablo 4. Ottimo, veramente tutto, tutto bello. Parte estetica, parte dell'inventario, secondo me è fatto abbastanza bene. Non sono ancora arrivato così tanto ad approfondire gli accessori tipo gli anelli, collane e queste gemme che si possono equipaggiare nell'inventario. Però ripeto, cioè, già solo il fatto che alcune abilità tu le puoi sbloccare praticamente mettendo degli oggetti nell'inventario, cioè, stupenda sta cosa, no? Cioè, ti sblocca veramente di altre opportunità di gioco, non da poco. E poi certo, c'è anche una bella varietà di armi, volendo poi si possono scegliere altre classi, sicuramente. Però capito, cioè, è veramente ben fatto. Poi certo, online ho trovato un sacco di critiche magari al gioco, che alcuni dungeon sono copia e incolla. Devo dire, io quelli che ho visto non li ho giocati tutti, mi sono piaciuti. E a parte questo, ripeto, secondo me merita. Poi, merita 80 euro? Ti direi di no. Ma se lo trovate scontato, un 30 euro, 40 euro, massimo 50, è un buon acquisto. Soprattutto perché poi non l'ho detto, ma c'è la coop. E il fatto stesso che tu puoi giocare in coop quanto ti pare piace, e ti fai sia le parti di open world che anche quelle narrative, cioè, cavoli, veramente, veramente fantastico. Oltre al fatto che quando vai a esplorare il mondo di gioco, ci sono degli eventi che puoi fare sia in coop che sia da solo. E secondo me sono piccole cose che ormai, va bene, le abbiamo viste su altri giochi tipo Destiny e altre cose. Però capito, cioè, quando sei là che magari ti servono degli oggetti e tutto il resto, ti fai questi eventi. C'è anche una sfida secondaria da completare per ottenere degli oggetti ancora più, insomma, più rari, leggendari, quello che è. Sono tante piccole cose che aggiungono un po' più di layer al gameplay e tutto il resto. Però capito, veramente molto bello questo Diablo 4. Al momento ve lo consiglio, dalla open beta sicuramente merita. Ah, ma c'è un evento? C'è un evento in corso? Si può fare un evento qui? Ok, quello è andato. Ne rimane uno, questo. Mamma mia! Ok, qua c'è un altro dungeon. Vive i dungeon. Ok, vediamo un po' qua che cosa c'è di bello. Diverso?
non c'è niente. Collect Animus from Animus Carriers. Cioè, l'Animus. Me lo ricordavo per altre robe. Il fatto che puoi attaccare i nemici a distanza è stupenda come cosa, eh. Aspetta che qua c'è un'arma. Quanti nemici ci sono? Aspetta che ho preso un botto di... Forza, mamma mia. Aia. Mia. Dato un botto di roba. Aspetta. Adesso c'ho una singola arma. E però fa un botto di danni. Quindi, ok. Infatti adesso cominciamo ad avere problemi che non ho più spazio. Vabbè, butto via un paio di cose inutili, va? Livello 16. Però vedi, anche senza scudo sto... Aspetta che di qua c'è qualcosa, forse.
molto meglio. I need more time. Ok, quindi adesso andiamo a fare il boss. Tutto qua, mi aspettavo qualcosina di più. Questi non sono buoni. Spada leggendaria. Allora, i nemici ci danno del gold quando li colpiamo. Ok, muoviti veloce, così prendiamo più soldini. Mannaggia, è finita quella cosa del gol. E poi perché devo liberarlo se è morto?